Per creare un account level 5, nel vostro browser di ricerca scrivete level 5 ID e date l'invio. A questo punto cliccate su Che cos'è level 5 ID e create un account. Può essere fatto sia da computer sia da telefono. Cliccate sulla vostra nazionalità, Italia, e inserite un indirizzo email. Io ne ho creato uno apposta. E poi date l'invio. Una volta fatto, andate nella vostra mail e aprite quello che vi è arrivato da Level 5, il messaggio che vi è arrivato da Level 5, e cliccate sul primissimo link che vi viene fornito. A questo punto inserite la vostra password e fate Registrati. Una volta fatto vi apparirà questa schermata, ma non temete, andiamo sul nostro gioco e clicchiamo su questo simbolo, quello in alto a sinistra. Date l'ok, il simbolo a destra, nel centro a destra, e a questo punto dovete inserire il vostro indirizzo email e la vostra password, quelle che avete usato per registrarvi su Level 5. Cliccate di sì per collegare questo dispositivo e certo. E voilà, ecco fatto, questo simbolo confermerà che avete collegato correttamente il vostro account Yokai Watch Puni Puni. In parole povere, a cosa serve fare questo procedimento? Serve nel caso vogliate cambiare dispositivo a non perdere i vostri dati di Yokai Watch Puni Puni. E ora andiamo al video vero e proprio. Bene, passiamo ora alle cose serie, sono già nell'evento perché sto registrando proprio il giorno che è uscito l'evento, prima di ritirare i doni degli spiriti degli amici. Andiamo a fare questa benedetta slottata delle Niambo Coin. Come ho detto sulle stories di Instagram, ne ho comprate 10, o meglio, tu ne puoi comprare una, ma ti conviene una o 11, ma ti conviene comprarne 11 se proprio vuoi spenderci i soldi, perché se tu vuoi spendere soldi per comprarne 10, ti viene a costare di più. Ne ho volute comprare 11, ho spiegato il perché sulle stories di Instagram. Se ve le siete perse è perché non mi seguite su Instagram. E se non vi interessa seguirmi su Instagram, va bene, non è che mi incavolo. Dunque, sapete che c'è. Tanto che devo farne due, devo farne per forza due singole. Però cambia se io ne faccio prima 10 e poi ne faccio due singole. Oppure se ne faccio prima due singole e poi quella da 10. Sapete che c'è? Facciamo prima le singole. Io, a me piace fare le cose sistematicamente e non a casaccio. Però vediamo come va. E compare Whisper e allora non va bene. Oddio, però la gente della lampada. Ryak Shion... Shion Teho? No, oddio, perché non mi ricordo mai certi simboli proprio li leggo ogni giorno e non me li ricordo mai. Quello, però vabbè, Hor che sta a indicare Re, me lo era Re quello o era San Mi? No, quello era Re sicuramente, per forza. Perché ce l'hanno anche gli Emma, ce l'hanno. C'erano gli Emma, c'hanno un sacco di altri yokai. Sta a indicare Re. Ok, vediamo un po' questa, c'è Whisper, quindi nulla di che. Oh, questo tizio l'ho visto, Danto. Danto? Danto. Dante gli faceva schifo? Era protetto da copyright Dante? Sicuramente è un personaggio, qualche riferimento a un personaggio, ma non so quale. Danto. Probabilmente qualche videogioco che non ho giocato, sicuramente. Ma mo non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a fare questa mega slottata da 10 e oh, che bello. Non è tanto perché dico capita sicuramente qualcosa di bello. Attenzione però. Attenzione quando fa così E chi è lei? Narcis 2 Se Narcis Nise? Narciso, ok. Nise. Ah, Nise, aspetta. Nise lo sapevo cos'era. Nise cavolo. Era un riferimento importante, Nise, ma non mi ricordo a cosa. Però ha lo Tsuchinoko? O meglio, è un cobra, ma assomiglia molto allo Tsuchinoko. Più che altro lo Tsuchinoko, il Noko per capirci, ha i fianchi larghi, non il collo. Origin! Preferivo da Phantom, però Origin.
Insomma, no, Origin mi piace perché è tipo dello Shield, no? Degli... Sì, si chiama... sempre si chiami Shield proprio in Yokai Watch 3. C'è anche il Let's Play, quando l'ho visto ho fatto wow. Non so se lo rincontriamo... Su Busters non penso... Forse su Busters 2 lo rincontriamo. Oddio, amico mio, io ti vorrei leggere, ma mi ricordo solo l'ultimo simbolo, il resto non l'ho mai visti. Ma ci sono certi simboli, Kuge, che sono delle cose per me mai viste, proprio impossibili. Mi esercitavo anche nella scrittura quando studiavo giapponese assiduamente, mo ho ripreso, ho smesso, ho ripreso, ho smesso, però... C'è uno nei commenti che mi ha scritto: se trovi Nevaria, con la moneta Niambo, ti uccido. Nevaria, esci per favore, esci che voglio morire. No, no, dai. Oddio, Nian Mineta. Nian Mineta. I'll be back. Tornerò. Come ci tornerò in giapponese? No, 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 no. No, attenzione, però. Ti prego. Sii qualcosa di bello. Oddio. Tsuchi no Yami? Tsuchi no Yami? Perché? Yami? Yami? Quella è Ya. Yami? Ma Yami... No, scritto in quel modo non dovrebbe significare oscurità in quel modo, Yami. Perché sì... Inozal risvegliato. Immagino risvegliato. So che è buono. So che è buono. Subito su Twitter tu vai. Appena finisco il video vai su Twitter. Quindi già l'avrete visto. Se siete su... No, su Twitter. Su Instagram. Per questo dovreste seguirmi su Instagram. Perché pubblico bella roba. Allora, ce ne abbiamo due. Lascio quella in cima per ultima. Mamma mia, immagino risvegliato. Oddio! No, cos'è? Una donna centauro? Una donna toro? Una mucca? Allora, ha la faccia da cavallo. E sembra un toro, però. Va bene, va bene. Ragazzi, l'ultima, per favore. Non dico per forza un Goku, però, insomma. Oh, Chihuahua, mamma. Garuru, Atsugaruru. Perché Atsugaruru? Che nome, che significa Atsugaruru? Gariri? Oddio, cosa ho letto? Garuru, Garuru. Garurumon, Mega Digievolve. Che diventa Garurumon? Ebbè, insomma, ho trovato dunque, immagino risvegliato e immagino a bordo di quello che era un uccello, ma non ho idea di cosa stesse rappresentando. Bene, andiamo a fare qualche altra pull. Una pool, insomma, un po' particolare, dato che ho una moneta Dream Coin G3 G-San. Vediamo un po' che esce. Ti prego, se ti fermi su un punto. Grazie, grazie, grazie. Se si fermava sul rosso, scleravo. Potevo sclerare. Dottor Kagemura. Che non è quello classico. Kagemura è famoso Kagemura. Per quello quando l'ho visto sul gioco io, Dottor Kagemura, mi è uscito proprio spontaneo, mi è uscito durante il Let's Play di Yokai Watch 3 e non il suo nome quando ha i capelli, Dottor Zero. Mi è uscito Kagemura. Facciamo una cosa, una slottata veloce. Proprio per caricarlo al massimo, quindi altre due. E poi... Sabato prossimo o domenica, comunque sia, mo dipende dalla pubblicazione. Questo domenica esce, oggi è domenica. Cioè, in realtà oggi è lunedì, però vabbè, ci siamo capiti, no? Lo faccio uscire domenica. E quindi domenica prossima o al limite sabato mattina, faccio una slottata solo di questa. E vediamo di riuscire a trovare qualcosa di decente. Perché più che altro le Dream Coin sono quelle che danno proprio risultati eccezionali. No, no, oh mio Dio, no, no, di Infeaver stavo. Ma la renna busta l'attacco, sì, ma... Oddio.
seguendo il figotto è uscito fuori che i booster d'attacco ora sono migliori dei booster di bonus del punteggio. Insomma, non proprio soddisfattissimo, però ci stiamo avvicinando sempre di più. E devo ammettere che sono contento di come sta andando appunto il gioco. E non penso che spenderò mai più così tanto per le Niambo Coin. Ne prendo una e quello che capita, capita, perché volevo fare sta follia. Giusto di spenderci una volta e vedere se effettivamente slottando tanto può uscire. Questo è forte, questo c'è un bel Energy Max, mi piace. E vedere se slottando tanto esce roba buona. Insomma, può sempre andare meglio. Lo dico in ogni video, può sempre andare meglio. Perché mi va sempre male? Per questo può sempre andare meglio. 230 yokai, ottimo. Bene, da Andrelink qui a tutti, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. L'evento, ma non penso che lo covero, non l'ho fatto con l'evento di Kakushogunyan, non penso che lo farò qui. A parte che, solo per dirvi, per chi non lo sa, perché molti non lo sanno, quando voi combattete contro gli yokai che vi vengono qui durante il torneo, voi potreste ricevere dei cappelli del capitano, ovvero Captain Onoboshi. In base al colore del cappello, voi avrete un boost di potenza del 30% in quella tribù. Per esempio, il cappello arancione. Qual è la tribù arancione? I tosti. Quindi io ora scelgo uno a caso, toh, il secondo, quello a Goku Venok, te lo voglio anch'io. Avrò Goketsu, che sta appunto a indicare tribù tosta, un aumento del 30%. Se anche non sapete i nomi delle tribù, non vi ricordate il colore, non c'è alcun problema, c'è anche il simbolino e via. Quindi insomma, portatevi gli yokai se ce l'avete utili. Ad ogni modo vi ricordo che il 27 maggio ci sarà la domenica, la live sul canale alle 10 di Yokai Watch Wibble Wobble, dove prendo le ultime cose, spacchetto tutto quello che ho, tutte le monete le spacchetto e chiudiamo in bellezza appunto Wibble Wobble. Volevo farla il 31, a dire il vero, proprio il giorno in cui chiudeva, però ho detto no, facciamola live un paio di giorni prima, 3-4 giorni prima, così almeno abbiamo tutto quanto il tempo con calma, poi possiamo dargli un degno funerale vichingo, anche se credo che tornerà non domani, non la settimana prossima, ma tornerà magari con un altro nome. In descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye.